Italia, una gara in certi momenti tosta. Vicenza l'ha vinta, ha dato secondo me anche una prova di maturità quando è rimasto in inferiorità numerica, per come si è compattato, per come. Penso che i ragazzi oggi hanno fatto una grandissima partita dove, questa era una gara dove il Pro Sesto ha dato fastidio a tutti, ha messo in difficoltà tantissime squadre, veniva da una striscia positiva di risultati importanti, quindi noi l'abbiamo approcciata veramente con la mentalità giusta. Ci siamo messi allo stesso piano di cattiveria, di agonismo. Poi, se i calciatori hanno qualità tecniche, quello che ripeto sempre, poi escono fuori perché hanno fatto delle grandissime giocate, hanno giocato bene anche a livello tecnico, hanno creato tanto. In 10, secondo me, sono stati di nuovo come contro il Piacenza, dove abbiamo creato delle situazioni. Non abbiamo rischiato quasi nulla, neanche quasi neanche un tiro in porta, quindi vuol dire che l'attenzione è massimale, spirito di sacrificio da parte di tutti, ma tutto nasce secondo me dal gruppo, perché per come si allenano, per come hanno voglia di ottenere il risultato, dobbiamo andare avanti, continuare con il miglioramento continuo. Cioè, non fermarsi, e quindi dobbiamo cercare di lavorare ogni giorno, sempre per migliorarci. Poi è normale che le partite vanno giocate oggi, però devo dirgli veramente tutti quanti, tutto il gruppo, anche i ragazzi che non c'erano, perché tanti avevano voglia comunque di venire, altri sono venuti proprio a guardare la partita, e quindi vuol dire che c'è qualcosa di vero con questo gruppo che sta nascendo e si sta creando sempre di più. Il gruppo probabilmente è anche quello che ha permesso di sopperire senza batter ciglio alle assenze, penso che alla fine, sommando di tutti, ne mancavano 10. Ciononostante. No, ma questo è un gruppo importante, l'ho sempre detto, non ho mai cercato alibi anche in altre circostanze, perché noi dall'inizio che abbiamo avuto degli infortuni brutti, pochi muscolari. E quindi abbiamo assenze proprio di giocatori molto determinanti, però ha una rosa così ampia, ha una rosa così comunque di qualità importanti, sia umane che di professionisti seri, e questo glielo devo riconoscere. E quindi sono ragazzi molto molto intelligenti e sanno. Oggi era una partita non facile, si respirava. Perché lo sentivo, no? Anche nella preparazione alla gara, durante la settimana, perché comunque giocavi contro una squadra che aveva dato fastidio a tutti, però i ragazzi come atteggiamento sono stati stratosferici. Due parole su tutto un paio, diciamo. Ma Matteo, come Gime, come Giacomelli, sono giocatori che in tre quarti hanno delle qualità importanti, sull'uno contro uno, per come toccano la palla, per mandare in assist a tutti i giocatori, ma quello gli permette comunque delle giocate importanti, ma questo nasce perché nel momento di sacrificarsi lo fanno, e quindi la pressione forte sui difensori me la fanno sempre, anche perché se non la fanno non li faccio giocare, e quindi loro lo sanno qual è il nostro credo, e tutti devono fare il loro compito, e poi dopo le qualità tecniche di Matteo non li scopro mica io, di Jim, di Giacomelli e tutti i ragazzi che stanno lì davanti. Questo deve essere l'atteggiamento. L'atteggiamento è questo, dobbiamo migliorarci sempre perché non ci dobbiamo mai accontentare. Adesso facciamo questa mini vacanza così passano un Natale sereno anche con i propri familiari e poi ci vediamo a Vicenza il 28 sera. Mister, buonasera, sono Alfonso Sciasci di Cartacanta, le porto i Ah, saluti della redazione di Massimo Canta. grazie. Il Vicenza si conferma una macchina da gol, il miglior attacco della categoria. Oggi non aveva neanche Ferrari il capocannoniere, quindi un'analisi di questo. Preferisco non prenderli, preferisco quello perché è un dato importante per noi per il proseguo. Però so che ho dei giocatori che possono andare in gol tanti, oggi la dimostrazione che Matteo ha fatto 3 gol, però non ci dobbiamo accontentare perché
perché poi dopo le partite vanno giocate e devono avere sempre quello spirito di sacrificio che mettiamo dentro anche negli allenamenti, perché questo è un gruppo che lavora e lavora anche bene. Grazie. Una squadra di giocatori ancora una volta duttili, nel secondo tempo Greco è andato addirittura a fare il braccetto dietro, Voi mi conoscete ormai, è una cosa che dico, per me i ruoli nel calcio valgono poco, perché i giocatori se sanno giocare a calcio sanno giocare in qualsiasi ruolo, quindi poi è tutto la loro voglia di metterli in pratica, perché oggi Dalmonte è un esterno d'attacco e gioca lì e fa la fase difensiva, Begic entra, è un esterno d'attacco e mi fa la fase difensiva, Scarsella è una mezzala che era una mezzala di attacco più che altro, e lui mi gioca centrocampista centrale a due. Quindi vuol dire che sono giocatori che sono molto intelligenti e capiscono qual è in quel momento il loro ruolo. Poi sanno giocare a calcio.